tutti, in questo tutorial creeremo questo gioco di memoria che consiste nel far vedere per un attimo delle mele sullo schermo, dopodiché le mele scompaiono e noi con il nostro granchio dobbiamo cercare di trovarle tutte ricordandoci la posizione e man mano che le troviamo aumentano i punti finché arriviamo al numero di punti desiderato. Vediamo come realizzare questo gioco passo per passo. Prima cosa creiamo il nostro bellissimo granchio che si muoverà. Ok. Attenzione che la direzione iniziale del granchio è 90 e quando la direzione è 90, che in teoria guarda verso destra, il granchio sta guardando verso l'alto. Quindi io cosa faccio? Prendo il granchio, lo giro con questo tasto, tenendo premuto Shift. E con Shift riesco a muoverlo di 45 gradi per volta, quindi riesco a inclinarlo perfettamente di 90 gradi a destra. Poi prendo il cursore e lo trascino qui sul centro, in modo che il granchio sia allineato al centro di rotazione, così quando lo muovo nelle varie direzioni ruota senza problemi. Torno al codice e cambio anche la dimensione, un po' troppo grande, un po' più piccolo. Ok. Cosa succede quando premo le frecce? Quando premo la freccia su, puntiamo in direzione 0. E muoviamo di 10 passi. Quando premo la freccia giù, puntiamo nella direzione 180, sempre 10 passi. Quando premo la freccia destra, 90. Quando premo la freccia sinistra, meno 90 o 270, la stessa cosa. Vediamo se funziona. Benissimo, il nostro granchio si muove molto bene. Dobbiamo creare la mela. Sprite Apple. Ok. La mela originale all'inizio del gioco io la vado a nascondere. E voglio creare quattro mele diverse all'inizio del gioco. Quindi faccio così. Nascondi, poi per 4 volte crea clone di me stesso e gli dico che quando crea un clone, quando vengo clonato, devo mostrare la mela. Ora, all'inizio del gioco che è successo? Sono stati creati quattro cloni nella stessa posizione. Come faccio a metterli in posizioni casuali? Beh, poco prima di clonare me stesso, devo spostarmi in una direzione casuale. Quindi raggiungi una posizione a caso, crea il clone, raggiungi una posizione a caso, crea il clone, raggiungi una posizione a caso, crea il clone, raggiungi una posizione a caso, crea il clone. Quando io faccio tutte queste cose, posso semplicemente fare un ciclo. Quindi per 4 volte raggiungo la posizione a caso e creo il clone. Ecco qua. Quali sono le altre condizioni? Beh, se la mela viene a contatto con il granchio, una variabile che io posso chiamare punti, che all'inizio del gioco imposto a 0, aumenterà di 1, quindi cambia la variabile punti di 1 e distruggo, o meglio nascondo, la mela. Ok. Dovevo mettere la condizione, scusate, controllo se sensore, sto toccando il granchio,
Cambia punti di uno e nascondi. Vediamo se funziona. Olè! Fantastico. Cosa dobbiamo fare adesso? Dobbiamo mettere un countdown che per 3 secondi, ad esempio. Allora, facciamolo così. Dopo aver creato le mele, facciamo partire un countdown. Ripeti 3 volte, attendi 1 secondo e cambia la variabile countdown di meno 1. Ok? Nel momento in cui la variabile countdown arriva a 0, quindi alla fine di questo ciclo, inizia il gioco countdown a 3. Quindi all'inizio siamo 3, 2, 1. Alla fine di questo ciclo, quando countdown arriva a 0, dobbiamo nascondere tutte le mele. Quindi creiamo una variabile mostra mele, che all'inizio del gioco sarà a 1, alla fine del countdown mostra mele viene portato a porta mostra mele a 0. Perché? Perché adesso nel per sempre delle mele aggiungiamo un'altra condizione. Se mostra mele è uguale a 0, in teoria dovremmo nascondere. Adesso vi dico che in realtà non sarà così. Quindi, se mostra mele è uguale a 0, nascondi. Vediamo perché. Allora, countdown 3, 2, 1, 0. Le mele vengono nascoste. Io vado verso le mele. Ma non funziona nulla, perché? Perché quando le mele vengono nascoste non riescono più a mostrare le collisioni. E allora cosa dobbiamo fare? Non dobbiamo nascondere le mele, ma dobbiamo creare un costume dobbiamo creare un costume che sia bianco, quindi si confonde con lo sfondo. Allora, separo gli oggetti in modo da togliere gli oggetti interni che mi creano più problemi che altro. Quindi togliamo questo, togliamo, lasciamo solo gli oggetti esterni. Ok, vediamo se riesco a colorare di bianco senza fare casini. Non è bianco. Ora è bianco. Ok, ho creato l'oggetto mela trasparente. Quindi all'inizio del gioco noi dobbiamo portare il costume delle mele a Apple 1 e quando vengono toccate non dobbiamo quando vengono scusate quando finisce il countdown non dobbiamo nasconderle, ma dobbiamo passare il costume a Apple 2. In questo modo la mela continuerà ad esistere e quando io la tocco mi rileverà la collisione e mi darà il punto. Vedete che in alto ho i punti 1, 2, 3 e poi andrò a prendere la 4. Okay, eccola qua. 4. Quindi, cosa dobbiamo fare fondamentalmente adesso? Dobbiamo impedire che il granchio si possa muovere quando le mele sono visibili, perché questa è la fase in cui dobbiamo memorizzare. Come facciamo a fare questo? Abbiamo già la variabile mostra mele che ci dice quando le mele sono apparse e quando no. Quindi, quando noi muoviamo con le frecce, dobbiamo assicurarci che le mele siano invisibili. Quando è che le mele sono invisibili? Quando la variabile mostra mele è a 0. Quindi adesso mettiamo questa condizione. Quindi 1. 2, 3, 4 e la variabile è sempre mostra mele.
Mostra mele, mostra mele, mostra mele. Come sempre, sprite di Vittoria. Ok, torta gigante che appare al centro dello schermo. Ok. Quindi all'inizio del gioco questa torta è invisibile. Nascondi. Quando la torta riceve il messaggio Vittoria, mostra a schermo. Quando è che la torta apparirà sullo schermo? Noi cambiamo i punti di 1. Quando i punti sono 4, se i punti sono uguali a 4, Vittoria, quindi mandiamo il messaggio di Vittoria e blocchiamo tutti gli script. Ok, quindi non mi posso muovere, inizio a cercare punti 2, punti 3, punti 4. Ho trovato tutte le mele, ho fatto 4 punti. Ovviamente possiamo rendere più difficile il gioco mettendo un timer, per cui io devo trovare tutte le mele in un determinato tempo, quindi devo essere abbastanza sicuro della posizione in cui le ho viste. Bene, per questo tutorial è tutto, alla prossima.